Lo sapevi che saltare sul letto ad oghe può spezzare gli stelli? Sappi che applicare carichi impropri, come per esempio saltare sul letto, sedersi senza materasso, oppure ancora peggio, camminare sulle doghe, può danneggiare il tuo letto, e oggi scopriamo insieme il perché. Per fare questo ti voglio raccontare una storia. C'era una volta la rete. La rete si chiamava così perché in passato i nostri genitori dormivano su una rete a maglia metallica. Il più delle volte era sorretta da robuste molle di acciaio. Sopra questa maglia era posato un sottile materasso composto da un involucro, un cotone, e all'interno c'era un'imbottitura di lana. Poi arrivarono i materassi a molle e qualcuno un giorno consigliò di applicare un asse di legno tra la rete e il materasso, quello che noi chiamavamo comunemente asse. Era solitamente una tavola in legno multistrati oppure non trucciolato, era grande come tutta la rete e lo spessore era di 2-3 cm per sorreggerci meglio. Nel corso degli anni i sistemi di riposo poi si sono evoluti. Così sono sparite le reti costruite in queste robuste maglie metalliche. Queste erano le reti che permettevano di saltarci sopra senza particolari danni. Oggi i sistemi di riposo, nello specifico le reti letto, sono totalmente cambiati, sono diventati ergonomici per conformarsi alla naturale linea del nostro corpo, sono meno elastici, sono molto più comodi. C'è inoltre da aggiungere che i nuovi materassi schiumati sono privi di elementi metallici come le molle, che davano quel particolare senso di rimbalzo. Quindi sono realizzati materiali che risultano molto più comodi per dormire piuttosto che per saltarci sopra. Per farti capire la differenza dovresti provare a buttarti su un materasso a molle e poi buttati su uno in lattice. Mentre il materasso a molle tenderà a respingerti, quello in lattice si limiterà ad assorbire l'impatto e non sarà per niente divertente saltarci sopra. Ma torniamo a parlare di reti letto a doghe. Su queste reti si riposa decisamente meglio. Il peso deve essere ripartito, non è consigliabile utilizzarle senza il materasso, figuriamoci saltarci sopra. Ecco, una vecchia rete a maglie in acciaio, per la sua particolare conformazione, era in grado di ripartire il peso, anche questo quando veniva applicato su un solo punto. Le doghe in legno non sono interconnesse tramite la maglia metallica come le vecchie reti. Il peso non si distribuisce e quindi se ci sali sopra senza il materasso probabilmente saranno solo uno o due doghe a sostenerti e quindi ne causerai la rottura. Perché? Perché le doghe, non essendo legate a maglia tra di loro, non saranno in grado da sole di ripartire il tuo peso su tutta la rete e questo compito viene svolto parzialmente quindi dal materasso. Ma anche in presenza del materasso, saltando sul letto, potrai rompere le doghe. Questo perché la forza che il materasso non riesce ad assorbire e ripartire verrà impressa su un unico punto delle doghe, che si potrebbe rompere. E allora, come puoi fare per evitare di rompere le doghe della rete a doghe? Ti passo 4 semplici suggerimenti da seguire per evitare di rovinare il tuo letto. Allora, numero 1, fai attenzione che il tuo bambino non cammini sulle doghe senza la presenza del materasso, perché questo ne causerebbe quasi certamente la rottura e potrebbe anche farsi male. Numero 2, anche in presenza del materasso dovresti impedire a tuo figlio di saltare sul letto. Forse le doghe non si spezzeranno immediatamente, ma prima o poi si romperanno di certo. Magari quando il bambino sarà più cresciuto e diventerà più pesante, vedrai che qualche danno potrà capitare. Numero 3. Ricorda sempre che quando applichi un certo peso sulle doghe senza la presenza del materasso, questo non si ripartirà. Verrà scaricato solo su un ristretto numero di doghe, che non saranno naturalmente in grado da sole di sostenerlo e quindi potrebbero spezzarsi. Numero 4. Tieni presente che il piano di rete a doghe non è un giocattolo dove fare divertire il tuo bambino. Se viene sollecitato in maniera non idonea, le doghe potrebbero scheggiarsi o spezzarsi e una volta rotte potrebbero diventare anche molto pericolose. Ok? Bene, io spero che ti sia tutto chiaro. Se ti fosse rimasto qualche dubbio oppure se avessi bisogno di altre informazioni, puoi contattarmi sul sito www.savoldi.net o al numero 0363 40703. E se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, condividilo sui tuoi social, inseriscilo nel tuo blog, ma soprattutto iscriverti al mio canale YouTube. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti.
Come sempre, cerca a Savoldi il tuo falegname di fiducia. A presto!